Beh, allora benvenuti, benvenuti, ben ritrovati, siamo di nuovo in diretta. Siamo tornati, finalmente. E siamo insieme nello spazio dedicato a voi tifosi per fare un po' il punto della situazione con un ospite speciale questa sera. E beh, siamo in una Summer Edition, come vi abbiamo mostrato in una story proprio qui su Instagram nella giornata di ieri, avremo un ospite speciale, il nostro direttore generale. Esatto, il nostro Gio Barone, Giuseppe Barone, è in un posto particolare, lo vedrete tra poco, lo vogliamo subito Ma io chiamare direi, in diretta con noi mi perché attivo subito per le chiamarlo. domande sono tantissime, quelle arrivano. Caro direttore, Esatto. già lei ci seguirà e ci sentirà, E si poi per prepari chi. perché è anche difficile, è cattivelle. Esatto, non fanno sconti i nostri tifosi. Gio Barone, salve direttore. Eccoci, Direttore, ciao, buonasera, buonasera. buonasera a Ma è in un tutti. posto magico lì. Questo è il posto dove tutta la nostra tifoseria, la curva, il grande tifo che è la Fiesole, è qui. È È un strano posto vederlo vuoto, vero? esatto, è un posto che ovviamente ci manca, che manca la Fiorentina, poi soprattutto i tifosi mancano al calcio a livello italiano, però anche a livello mondiale. Però questo è il posto dove io e Giuseppe Commisso, prima delle partite, ma anche dopo con la squadra, vogliamo sempre ringraziare il nostro popolo viola, perché ovviamente il tifo è una cosa molto importante per la Fiorentina e noi ringraziamo sempre i nostri tifosi perché fa parte della nostra cultura di ringraziare i tifosi per il bene e per il male, quando si vince, quando si perde, questo è il bene e il male, bisogna Esatto. ringraziarli sempre. E tra Poi in l'altro stasera saranno. particolare quando andiamo in trasferta e piove e c'è il freddo, maltempo, poi bisogna ringraziarli anche di più. Esatto. Tra l'altro stasera saranno proprio i protagonisti perché abbiamo selezionato per lei, direttore, molte Tre domande tifosi anche in e diretta live. tre tifosi in diretta live. Bene. Quindi siamo pronti per cominciare. Continuano ad arrivare cuori viola, per Gio Barone e cuori viola. Anche perché Grazie. questa sera, direttore, dobbiamo fare anche un punto sul mercato che verrà. Quindi sono tutti curiosissimi, ci stanno arrivando anche ora tantissime domande e io partirei però subito da una domanda che ci ha inviato Giacomo qualche ora fa. Pradè. Ma Daniele è una persona molto particolare, una persona che ormai sono 30 anni che è nel calcio italiano e Daniele è una persona della Fiorentina, è sempre accanto a me, a Rocco, a Giuseppe, a tutta la squadra e ovviamente Daniele fa parte della Fiorentina. Un altro dei nomi più richiesti per quanto riguarda il futuro è un giocatore Biraghi. A che punto stiamo e qual è la situazione attuale? Sì, Christian ha un contratto, è un giocatore della Fiorentina, è un giocatore che per questa volta non è stato scelto per gli europei, per la nazionale, però è un giocatore che nel giro della nazionale, è un giocatore che il mister Gattuso ha voluto sulla fascia, è un giocatore importante per la nostra squadra. Il nostro prossimo campionato è un giocatore che ovviamente ci abbiamo un grandissimo rapporto, un giocatore che ha bisogno di amore. Io chiederei a tutta la tifoseria, il popolo viola, di dare più amore a Christian perché ovviamente rappresenta, come tutti i giocatori, la nostra maglia. Tra l'altro ricordiamo che Castrovilli sarà con la nazionale, quindi approfittiamo per fargli un in bocca al lupo anche all'altro nostro tesserato. Allora, prima, mentre colleghiamo il nostro primo ospite tifoso di questa sera, vedo che passa, la facciamo subito così partiamo dalle domande più Esatto. difficili. Il rinnovo di Vlahovic, ti chiedo. Ma A che punto? sì, Che allora cosa si può dire? Vlahovic è un giocatore della Fiorentina, un giocatore importante per la Fiorentina. C'ha altri 2 anni di contratto. Dusan è un giocatore innamorato del popolo viola, della città.
lo vogliamo rinnovare, stiamo lavorando per rinnovare il contratto e son sicuro che dalla parte nostra mettiamo del tutto per portarla a casa, però c'è 2 anni di contratto. Tra l'altro è in diretta, lo salutiamo. Esatto. Ciao Dusan, sei in diretta? È in diretta. Saluto Dusan. Guarda sempre. Te sei controlla. Sempre... E abbiamo il nostro esatto. Primo tifoso in collegamento. Fabrizio Meini con la moglie Mina. Dov'è Mina? Ciao Mina, Fabrizio. Sta arrivando. Ciao direttore, buonasera. Ciao, come stai? Ah. Chiamami Joe, lascia stare direttore, chiamami Joe. Joe, bene, benissimo. Intanto complimenti per l'arrivo di Gattuso, veramente, perché è stato un acquisto secondo me fondamentale per riprendere una nuova stagione alla grande, quindi complimenti davvero, perché avete fatto intanto un primo colpo eccezionale, quindi su questo aspetto non ci piove, diciamo. Bene, sì, no. Tra l'altro Fabrizio è un posto speciale, direttore, non so se vede che alle spalle vessilli e fotografie viola. Bello, sì, bello, sì. Siamo nella nostra sede, che purtroppo abbiamo dovuto tenere chiuso per circa 1 anno e mezzo per le note, per questo virus tremendo che ha bloccato tutto e come ha bloccato chiaramente la possibilità di non andare allo stadio, di non andare in trasferta. Anche il club purtroppo è stato chiuso, ha attraversato momenti di grande difficoltà, però insomma insieme, tutti insieme, i soci ci hanno dato una mano, ce l'abbiamo fatta a mantenere la nostra struttura pronti per ripartire alla grande. Speriamo veramente questa volta di ripartire e di non firmarci più e di sostenere sempre la Fiorentina. Il nostro, ecco, questo gli voglio dire, direttore, è un punto anche per i biglietti, per portare la gente allo stadio a Firenze, per andare in trasferta, insomma è un punto di ritrovo nella Valdera dove tanti tifosi si appoggiano anche a noi, quindi noi per ogni tifoso che si porta allo stadio, per noi è una grande soddisfazione, ecco. Beh, e quindi partiamo, penso anche per voi. Partiamo subito con la domanda che vuoi porre appunto al nostro direttore. Mettiamo ma la domanda di questa diretta. No, più che una domanda, ecco, io mi fido molto di quello che fanno, quindi sono fiducioso che dopo l'arrivo di Gattuso ci sia anche una campagna acquisti che sia soddisfacente e soprattutto che porti la Fiorentina finalmente anche per loro e soprattutto anche per Rocco a vivere momenti esaltanti insieme a noi, insomma, ecco, questo mi voglio augurare. No, grazie Fabrizio, perché ovviamente è importante avere una tifoseria come la nostra, un popolo viola, in particolare questa parte qui, il tifo, come tutto lo stato dei Franchi che ci manca. Peccato in questo 1 anno e mezzo per tutti i giocatori che sono arrivati qui a Firenze, che non hanno visto la nostra tifoseria, perché la nostra tifoseria dà dei punti in più, ovviamente per quelli che lo sanno e hanno vissuto a giocare qui al Franchi, sanno il significato di giocare con la tifoseria. Io vedo che c'è in linea con noi un paio di giocatori, parecchi giocatori, in particolare Dusan, e vi faccio a tutti un saluto, sperando che state facendo delle belle vacanze, però ricordiamo 8 di luglio qui a Firenze, il mister vi aspetta per un grande campionato, perché la nostra tifoseria, la città aspetta questo qui. Per gli aspettativi, per l'arrivo di Rino, che è un arrivo importante, qui bisogna avere pazienza, bisogna avere tanta pazienza, perché il mercato è lungo, non c'è tanta liquidità nel mercato europeo, ma in particolare globale, bisogna essere intelligenti, lavorare il mercato e niente, voglio ricordare che ovviamente per noi, per Rocco, è molto importante di avere tanta pazienza per crescere pian piano, di fare una squadra di livello. Questo è il nostro cammino. Allora io dalla parte di Rocco, dalla parte di Jose, dalla parte mia chiedo che abbiamo un pochino di pazienza durante questo periodo, ovviamente noi con la tifoseria
nostra vogliamo arrivare ad avere una squadra di livello. Bene, benissimo. Allora, io so che Fabrizio voleva fare anche una domanda sullo stadio, perché poi i tifosi vogliono capire quando riapre, come riapre, se sarà in franchi, quindi e poi un invito, sì, e chiudiamo veloce. Ok, sì, no, giustamente molti anche dei nostri soci, dei nostri tifosi, insomma, vogliono un po' capire come sarà la ripresa allo stadio, se ci sarà la possibilità di fare gli abbonamenti, se potremo finalmente tornare a organizzare qualche trasferta, insomma, ecco, questo, se avete qualche notizia al momento, oppure per il momento, insomma, siamo fermi, ecco. Che notizia no, abbiamo, direttore? No, purtroppo non è che c'ho una notizia a dire, guarda, partono gli abbonamenti, partono il 25% dei tifosi possono entrare, purtroppo a questo momento non c'è dei dettagli definitivi, però vorrei dire a tutto il mondo che ci sono altri stati nel mondo che già sono aperti, no? Ci sono ristoranti che sono aperti, che ti posso dire, la tranvia la mattina vedi la gente, agli aeroporti la gente comincia a viaggiare, è importante che la tifoseria entra nello stadio, perché ovviamente la nostra industria, che è quello del calcio, a questo momento sta soffrendo. Io non voglio andare sui dettagli in questa diretta, però la Fiorentina di 2 anni fa avevamo dei ricavi di intorno a 92 milioni e oggi abbiamo dei ricavi che sono intorno ai 70, con dei spesi che sono più o meno intorno ai 105. Però non voglio andare in questa situazione qui, però questa è la realtà, la verità dei fatti, e ovviamente chiediamo un pochino di pazienza, perché ovviamente vogliamo fare una squadra che è competitiva in questo senso qui. Speriamo di tornare presto alla normalità, veramente. Grazie. Ci scrivono intanto in diretta di tantissimi tifosi connessi, ad esempio Lombati 9, abbonamenti o si scavalca. Quindi dall'anno prossimo i tifosi vogliono assolutamente entrare allo stadio, in qualche modo. Io direi, guarda, stiamo lavorando, ma tutte le squadre all'interno della federazione. Domani c'è la nazionale che gioca a Roma, dove sarà un cammino molto importante. Guarda, io mi auguro che la parte della Fiorentina, stiamo lavorando e mettendo pressione all'interno della federazione, ma non è una situazione di federazione, è una situazione di governo, dove i tifosi possono entrare, perché sappiamo che è la cosa più importante dello sport. Grazie Fabrizio, allora ci vediamo all'apertura, quando aprirà ce lo sapere, viene anche il direttore. Ecco, ciao Fabrizio! Sì, no, detto, volevo dire appunto, giusto appunto, l'ultima domanda, che noi il 2 luglio riapriamo ufficialmente il club e facciamo una cena qui all'esterno, e saremo chiaramente onorati se potremo avere la presenza del nostro direttore, anche per fargli vedere quello che abbiamo fatto in questi anni, e soprattutto perché fuori Firenze ci sono tante persone che vogliono conoscere, fare conoscenza con la nuova proprietà, e finora non hanno avuto modo ancora di incontrarla, quindi sarebbe veramente un grosso regalo che se lei potesse essere presente. L'invito è esteso anche a noi, oppure... Sì, sì, certamente. Veronica, tanto a Casciana Terme, è diventata Miss Toscana, quindi lei ormai è la nostra madrina. Grazie Fabio, vi aspettiamo. Grazie per l'invito. Grazie. L'aspetto, però, direttore, l'aspetto. Ci posso portare? Grazie. Vediamo dove stiamo sulle nostre trattative del mercato. Mercato permettendo, diciamo. Sì, mercato permettendo. Grazie. Arrivederci. Allora, direttore, andiamo avanti. Mentre aspettiamo il collegamento con il secondo tifoso, ci sono tante domande. Vuole rinnovare? Allora, ovviamente Ribéry è stata una persona dove abbiamo fatto una presentazione di livello, no? Frank è una persona che per la nostra tifoseria è una persona di livello, una persona importante, una persona di calcio che fa la differenza. Ovviamente stiamo aspettando tutte le riunioni che stiamo facendo all'interno sulla parte tecnica, e speriamo in qualche giorno di avere una decisione ufficiale riguardando Frank. Io ti do un saluto, ci manchi,
Un abbraccio a te e alla famiglia e a tutti i tuoi figli. Allora, direttore, ci scrive Johnny Ferr: quale sarà l'obiettivo della prossima stagione? Famoso, allora, obiettivo. Vabbè, l'obiettivo non è che noi, sia Rocco, Giuseppe, io, non è che mettiamo degli obiettivi dove vogliamo arrivare. Abbiamo detto che vogliamo fare ovviamente sempre meglio dell'anno prima. All'interno, dalla parte nostra, ci mettiamo sempre degli obiettivi, ma al momento è un pochino troppo presto per dare una precisione su quello che esattamente vogliamo fare. Non vogliamo promettere delle cose che poi non riusciamo a fare, no? Abbiamo chiesto sempre, lo ripeto, di avere un pochino di pazienza mentre che stiamo a costruire con Corrino, con Daniele, con io, con Rocco, la squadra. Certo. Alessio ci scrive: quanti se ne compra? Vogliono un numero più o meno preciso. Guarda, una cosa è sicura, che non vogliamo ripetere una stagione come abbiamo avuto l'anno scorso, no? Perché abbiamo imparato tanto, no? Però onestamente devo dire che dei sbagli abbiamo fatto. Io sono anche aperto a dire che ci sono stati dei sbagli fatti dalla parte, mi prendo io la responsabilità da parte mia, no? Questa cosa non è una cosa che vogliamo passare, ma non solamente all'interno, ma in tutta la città, perché ormai andiamo sul nostro terzo campionato come nuova proprietà e non vogliamo ripetere questa situazione. Allora, di dare un numero di quanti giocatori arriveranno è una cosa molto difficile, no? Abbiamo un mercato sia in entrata, un mercato sia in uscita, e poi vi chiedo, dateci un pochino di tempo e di fiducia, e io vi prometto che stiamo, sia io, sia Rocco, sia Giuseppe, sia Daniele Pradè, ma sia tutti, Rino, tutto il suo staff, stiamo lavorando per fare una squadra dove tutti noi possiamo avere una soddisfazione. Ah, intanto scrivono: la Sicilia saluta Gio Barone. E tra l'altro, a proposito trasferte fuori Firenze, cioè, si può raccontare come è stato convinto Rino Gattuso a venire a Firenze, qualche aneddoto? Perché io so che nella trasferta a Crotone c'è stata una deviazione a un certo punto. Esatto. Che è successo? Raccontiamo ai nostri tifosi curiosi. No, guarda, ho avuto questa idea e poi non so come l'avete sentito questa idea, però mi sono alzato la mattina presto, volevo vedere e conoscere la famiglia, sia la mamma e il papà di Rino. Sono andato lì al paese, alla mattina mi sono presentato, ho bussato al campanello. Ho detto: ciao, io sono Gio Barone della Fiorentina, posso entrare? Ho fatto quello lì. Quello era la mattina della partita contro il Crotone, alle 8:15 di mattina. Ho lasciato l'albergo alle 6, sono arrivato lì alle 8:15. Niente, abbiamo fatto colazione, abbiamo mangiato lì, abbiamo parlato di Rino, di quando lui era bambino. È un dettaglio particolare. Che Veronica Rossella, chi ve l'ha raccontato? Noi sempre tutto, le nostre storie. Però ecco, sicuramente ha funzionato, ecco. Noi intanto proviamo a collegarci con il prossimo, esatto. Il prossimo tifoso. Io intanto faccio un'altra domanda, perché sono tutte interessanti. Metti a Dusan in linea, di a Dusan di chiamare e metterlo in linea dopo il nostro tifoso. C'è anche il Cino, possiamo provarlo. Dai, vai. Intanto sta arrivando il nostro prossimo tifoso, dopo chiameremo anche uno dei ragazzi. Non so se sono pronti. Ciao Nicolò, ecco. Benvenuto. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Ma il direttore è tuo.
Il direttore è mio. Allora io, direttore, mi permetto di darti del tu perché sei un volto noto a Firenze, quindi è come se ti conoscessi. Come io vivo a Londra, sono anch'io emigrato in un mondo anglosassone che all'inizio è tanto diverso, ma che poi in realtà trova anche delle similitudini. Ti vorrei chiedere come e cosa si potrebbe prendere. Tu sei anche rientrato indietro, quindi hai un punto di vista esterno. Cosa si può prendere del sistema calcio americano in questo caso che ci può tornare utile? Perché cosa cambieresti del sistema attuale italiano? Una cosa. Il salary cap, Salary quella è cap. la cosa. Il salary cap, sì, quella è una cosa che ovviamente non si può fare solamente in campionato di Serie A, no? Si deve fare in tutto il sistema europeo, perché ovviamente se tu metti il salary cap solamente in Serie A, una delle squadre potrebbe dire: guarda, ma io faccio competizione nelle coppe europee dove le altre squadre non hanno il salary cap. Però oggi i costi che le squadre hanno, costi, ma io dico costi di giocatori, costi di procuratori, costi di trasferimenti, che ovviamente fanno parte del mercato, sono costi che sono troppo alti, no? Perché ovviamente non puoi vivere solamente con i diritti televisivi, no? È molto importante la diversificazione di tutte le entrate, che non sono solamente, come detto prima, i diritti televisivi, ma il game day, cioè il game day per la Fiorentina, non è lo stesso che il game day del Tottenham, no? Il Tottenham oggi ti guadagna sul game day a partita 110 milioni all'anno, no? La Fiorentina oggi sul game day guadagna 8 milioni e mezzo. Allora ovviamente c'è tanta differenza, ma c'è tanta differenza fra la Fiorentina e altre squadre in Nord Italia, senza far dei nomi, no? E questa è una cosa che è molto importante, no? L'altra parte è la parte di mantenere la tifoseria da un'ora e mezza, 2 ore in più allo stadio, no? Per avere degli altri esperienze che sono allegati alla squadra, no? Poi vorrei aggiungere un'altra cosa che sarebbe una cosa che non è innovativa, non è che la sto inventando io, no? Ma per esempio il villaggio che si muove tipo come c'è nella Formula 1 o come c'è nel beach volley, no? Che sono pre-eventi prima della partita o dopo la partita, Devono anche sì, che ci sono anche i giocatori, in missa, la conferenza stampa, ma ci sono eventi anche di cantanti, non so, un DJ, è molto festivo, che non solamente fa parte della tifoseria, ma anche fa parte, per esempio, del turista che viene qui a Firenze, o va a Milano, o va a Roma, o va a Venezia. Perché la bellezza del nostro paese, che è pieno di turisti, che ovviamente noi possiamo far diventare tifosi della Serie A o del calcio italiano. Però ecco, visto che le squadre del nord le hai citate tu, c'è un po' la sensazione che le regole valgano solo per qualcuno. Noi siamo molto attenti ai bilanci ed è giusto che lo sia, però c'è chi può fare debiti. C'è il modo di, per esempio, ci sono tante proprietà americane ormai in Italia. Vi parlate? Come si formano i gruppetti di connazionali negli spogliatoi? C'è anche la volontà di fare una cosa analoga fra presidenti? Per cercare di riequilibrare un pochino i valori in campo, anche a livello di Lega. Bene, direttore, rispondiamo velocemente perché stiamo veramente prendendoci tantissimo tempo, il che è meraviglioso, ma abbiamo anche altre sorprese, altri tifosi, quindi Niccolò, grazie per la domanda. Ascoltiamo pure la risposta del nostro giovanone. Grazie per Grazie. essere stato con noi. Grazie, grazie. Ciao, ciao Nicolò. Viola. Ciao, ciao. Allora, ci chiedono anche, e andiamo su i nomi Diciamo, usati. esatto, Allora, ci apriamo arriva con troppo Milenkovic messaggio. e poi andiamo nell'area Di portoghese e nuovo. spagnola. Portoghese spagnola.
Io vado in vacanza in Sicilia, io ho qui in Versiglia. Però non ci vado mai in vacanza. Olivera, esatto. Olivera. Ci scrivono in tantissimi, arrivano tantissimi messaggi su di lui, che cosa ci può dire e ci vuole dire anche. Allora, qui si leggono tanti messaggi, no? Si leggono tante storie su tanti giocatori. Ovviamente il mercato è un mercato delicato, no? Stiamo valutando tanti giocatori. Io non voglio andare sui dettagli dei singoli giocatori, però leggo tanti nomi, tanti aspettativi che non vogliamo dare un racconto falso sui giocatori che stiamo trattando. Noi stiamo lavorando all'interno, che sia all'interno dell'Italia, all'interno della Spagna o altri paesi, però ovviamente stiamo monitorando tanti giocatori basato sul lavoro che abbiamo fatto tutto l'anno sul scouting dei vari giocatori. Stiamo lavorando continuamente con lo staff del mister e questo è quello che vi posso raccontare oggi. Ci sono altri due nomi, uno è Milenkovic che torna nelle domande e l'altro Burdisso, che ultimamente è in questi giorni veramente uno dei nomi più caldi, ecco. Ma Burdisso, il giocatore Burdisso? Ma no, allora Burdisso era un ottimo centrale che ha anche giocato per la nazionale argentina. Esatto. No, guarda, stiamo valutando, speriamo che la prossima settimana possiamo annunciare un nuovo membro della Fiorentina. Ok, allora andiamo avanti. Bene. Con le domande, c'è l'ultimo tifoso. Anche. Io intanto lo chiamo e io Gabriele ci chiede: se il Taro dovesse bloccare i lavori al centro sportivo, Rocco mollerebbe tutto? No, direi allora siamo fiduciosi sul lavoro fatto del comune di Bagnaripoli, della regione, del comune di Firenze, soprattutto dalla soprintendenza, no? Perché ovviamente la soprintendenza, la parte governativa, la parte importante del governo, e siamo fiduciosi sul sistema italiano, no? Stiamo aspettando e nei prossimi giorni aspettiamo di capire qualche cosa, però ovviamente non è che ogni volta che c'è un problema Rocco molla, Gio molla, non siamo fatti così, no? Ovviamente abbiamo fatto vedere lavoriamo, siamo aggressivi e vogliamo arrivare a certi obiettivi. Purtroppo devo dire l'obiettivo l'anno scorso, o se vogliamo dire negli ultimi due anni, in particolare l'anno scorso, non è stato un bel risultato sulla parte sportiva sul campo. Andiamo con il prossimo tifoso. Ma qualche domanda particolare difficile la devi fare. Ancora non c'è stata, quindi però, perché dribbla, possiamo migliorare. Allora, qualcuno ci chiede anche di Moena, se ci sarà direttore, lei è Moena, come si possono organizzare i tifosi per il ritiro? Questo è facile. Allora, noi stiamo organizzando tutta Moena per l'arrivo dei tifosi. Questo è sicuro. Poi, se all'ultimo minuto esce fuori qualcosa dalla parte governativa che i tifosi non possono arrivare, questo è fuori del nostro controllo. Però noi ci aspettiamo che i tifosi arrivino a Moena, perché ovviamente abbiamo bisogno di questo effetto di calore, di essere attorno il nostro popolo viola. Se anche Bobo viene in diretta, lo salutiamo. Stanno salutando anche i nostri tifosi. Esatto. Ciao Cristian, come stai? Proviamo a connetterci, che dite? Vabbè. Disturbiamolo, vediamo. Dai, vai. Proviamo. Chiamalo.
Io continuo a fare domande come se non vai, ci vai. Fosse domani, esatto. Perché molti si chiedono quali, quanti, se ci saranno Primavera a unirsi alla prima squadra, in particolar modo o qualcuno, ad esempio Corradini, esatto. Perché è reduce da dei bei gol in Primavera, che ricordiamo si deve ancora finire il campionato. Ma guarda, direi che sai, la Primavera abbiamo in 2 anni abbiamo fatto tanto lavoro, vorrei ringraziare Valentino per il lavoro che sta facendo nella Primavera, abbiamo cambiato tanto, stiamo lavorando totalmente con un sistema di gioco che è totale dai piccoli fino alla Primavera, che ora passerà anche con l'arrivo di Dino alla prima squadra. Direi che abbiamo tutta la società che sta giocando verso quel sistema, che è un sistema di responsabilità ai giocatori, di palleggiare, di costruire da dietro. Io ritengo che un sistema che sia un 4-3 o 4-2-3-1, tanto per i tifosi, per capire il nostro lavoro. Però direi che Corradini è una bellissima storia, no? Perché Corradini è un ragazzo che è di Perugia, è un ragazzo che all'inizio stagione non giocava tanto, era in panchina, e che pian piano, con tanto tanto lavoro, perché il gruppo della Primavera è un gruppo che quest'anno sta dando tanti, tanti alti ma anche tanti bassi, però ha portato a casa dei risultati importanti. Sono fiducioso, sono molto contento. Io ho parlato stamattina a tutto il gruppo, abbiamo 2 partite, sabato contro la Sampdoria, poi mercoledì contro il Sassuolo. Siamo contenti, abbiamo dei ragazzi che portiamo in ritiro a Moena, e questo per noi è importante di avere una crescita, un cammino dal settore giovanile alla prima squadra, perché ovviamente abbiamo fatto un enorme investimento sul centro sportivo, che è unico in Italia, nel senso di quanto è grande, è tutto compreso, un villaggio tutto compreso, sia maschile che femminile. So che è difficile a capire, no? Perché c'è anche il femminile nel villaggio. È in Italia avere unito... Esatto. Bravi. E allora? Si porta la mentalità dall'America proprio, quindi di integrazione totale. Ma non è solamente mentalità dell'America, ma anche del Nord Europa, no? Questa è una cosa molto importante per noi, perché siamo, sia Rocco, Giuseppe, siamo cresciuti in quell'ambiente, e in qualche cosa differente lo stiamo portando. Allora, abbiamo promesso mezz'ora live, siamo alla fine. Esatto. Io chiuderei con 2 domande. La prima è sulla presentazione delle nuove maglie. Esatto, perché ci stanno arrivando tantissimi commenti in diretta, chiaramente, ora dai nostri tifosi che ci stanno guardando. E poi l'altra, un altro nome è quello di Kwame. Christian. Cosa farà? Cosa farà? Oggi, ora in vacanza con la famiglia. poi in piscina. In piscina, bello. Lo seguiamo. Dai. Speriamo si sta allenando e preparando per arrivare al ritiro. Sai, Christian è un altro giocatore che aspettiamo, che fa parte della Fiorentina. Sulle nuove maglie abbiamo fatto quest'anno una ricerca con la tifoseria, con la maglia più bella, più storica della storia della Fiorentina, e in questa ricerca che abbiamo utilizzato la tifoseria del popolo viola, fra qualche settimana presentiamo questa maglia. Io sorrido perché ai nostri tifosi non sfugge niente. Sono arrivati tanti messaggi, dice: non mi pare che abbia dribblato su Milenkovic. Esatto. Su Nico? Ma Nico è in linea anche? Non mi sembra. No. Però ci segue, quindi può essere che se la riguardi dopo. ma non è che Nico è in vacanza? No, guarda, Nico è un giocatore importante per la Fiorentina, un giocatore che nel centro della difesa ha
fatto delle grandi partite, no? A un anno di contratto, vediamo il suo cammino. Noi ci auguriamo che può rinnovare e rimanere con noi, però ovviamente dobbiamo valutare anche la richiesta, se arriva qualche richiesta, sia di una squadra che lo vuole acquistare, ma anche quello che vuole fare Nicola. So che il mister ha parlato con Nico, hanno avuto una bella discussione, continuano a parlare, noi siamo pronti a rinnovarlo, però ovviamente sono 4 anni che lui è qui, se arriva qualche cosa la valutiamo. Beh, ho dribbato? Non è che ho dribbato? Un pochino. Aspettiamo. Dicono tra l'altro che ha già preso l'accento fiorentino, un pochino. Un pochino. Beh, grazie direttore per essere stato qui con noi, con i nostri tifosi. Abbiamo provato a rispondere, a selezionare qualche domanda. Seguiteci sui nostri canali per questa nostra Summer Edition. Andremo anche su altre piattaforme, quindi anche su Twitch, tra l'altro. Prossimamente iniziate a iscrivervi al nostro canale, così potrete rimanere sempre aggiornati. Direttore, ci vediamo presto, spero. Ci saranno tante altre sorprese. Grazie di aver fatto bene, lo ritroviamo un direttore che così, ma giuriamo, niente di preparato, le domande e risposte così. Quindi grazie per questa trasparenza e la disponibilità. È anche una giornata difficile oggi, particolare. Esatto, era sempre al telefono. Saranno tutte difficili di qui a mercato. Ciao, 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 ciao popolo. Grazie. Ciao.